Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Outlast 2. Siamo appena fuggiti dopo essere stati crocefissi, ma i boschi pullulano di infetti e Nick e Laird ci sono continuamente alle calcagna. Stavolta fuggire sarà un'impresa quasi impossibile. Buona visione! No, sto soffrendo immensamente! Mi c'era anche la testa del chiodo grande! No, che schifo! Te ti sei giocato le mani, ciccio! Oh mio dio! No, vomito! Sto malissimo, vi giuro sto male. Sto genuinamente tanto male. Stai sanguinando, devi trovare delle bende. Oh merda. Non ho neanche la mia cavolo di telecamera. Per fortuna che si riesce a vedere qualcosa. Merda. Merda. Ciccio, devi placarti un attimo, non si vede un cavolo di niente. Ok, dobbiamo tornare al campo dei sifilitici. Dobbiamo trovare delle bende assolutamente. Buoni, state buoni. Ok, dobbiamo evitare di destar sospetti. Stiamo tranquilli, tranquilli nell'oscurità. E se abbiamo fortuna non ci vedono. Merda. Merda, siamo messi tanto tanto male. Ok, non ho neanche la mia telecamera per vedere nell'oscurità. Cazzo, ok, loro sono messi peggio, però. Cristo santo. Oh oh, c'è gente lì. Merda, aspetta, ma quella è sopra il tronco. Quindi in teoria dovremmo poterci passare dietro. Ok, rimani basso. Rimani basso, Blake, rimani basso. Piano, 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 piano. Il signore è sopra di noi. Fare rumore. Ok, ok. Oh merda. No, 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 no. Quel signore mancava un braccio? Un signore mancava un leggerissimo pezzo di braccio. Ok, ok, dobbiamo trovare una via d'uscita. Dove è andato? Non mi dire che è dietro. Ok, mi devo rischiare, mi devo rischiare, mi devo rischiare, porca puttana. Piano Blake, piano Blake, piano Blake, resta basso. Ok. Oh, madonna, mi sono spaventato tantissimo. Datemi una cazzo di benda, porco cane. Dove stanno le bende in sto posto? Avrete mezza benda, qualcosa per curarmi? Sì, che poi curare un buco del genere con una benda mi fa ridere, ma vabbè. Non so nemmeno io dove sto andando, onestamente, eh. Bende, bende, ho trovato le bende. Che culo. Ok, 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 ok. Curati, curati, curati con quella cazzo di benda. E voilà. Oh, non farmi l'inquadratura da vicino. Fuck. Ah, schifo. Eh sì, con un po' di bende ti curi una mano che c'ha un buco da 70 km quadrati. Ok, ok. Oh. Eh sì, guarda, sono già piene zeppe di sangue. Ti serve un cazzo, ciccio, almeno un po' di disinfettante. Ok, almeno stiamo un pochettino meglio. Non so come, ma stiamo un pochettino meglio. E qui la domanda da un milione di dollari. Dove cacchio andiamo noi adesso? Perché ci sono sempre i tizi. Ora, sì, certo, possiamo correre. Però, ripeto, non mi sembra la tattica migliore. Ci conviene comunque rimanere nell'oscurità e trovare una via di fuga. Mi sto cacando la maledettissima vita, sarò onesto con voi. Ok. Però non riesco a vedere lo stronzetto dove può essere. Proseguiamo in quella direzione. Dovremmo riuscire a trovare una via di sfuga o qualcosa per salvarci. Ok, cerchiamo di non destare troppa attenzione. Ok, mi hanno chiaramente visto tanto. Mi hanno chiaramente visto tanto, tanto, tanto. La croce è tua madre. Cos'è? Mi hai riferito, gioco, mi hai riferito indietro? Ma sei scemo. Merda, merda. Sono andato a impelagarmi di brutto. Non compro niente. No, grazie, non compro niente. Scusi. No, che stronzo. Fanculo. Merda. Merda, c'è troppa gente. No, 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 devo passare per il tronco, ma c'è lo stronzo davanti. Ah, aiuto, 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 aiuto. Porco cane, porco cane. Ok, dobbiamo tirarli lontano dal tronco in qualche modo. Ok, forse hanno perso le mie tracce. Forse hanno perso le mie tracce e non sanno dove sono. Come diavolo tiro lo stronzo lontano dal tronco per fuggire da lì? Ok, proviamo a rientrare. Porco di quel cane. Guarda che cavolo di croce mi hanno messo, in culo al mondo peraltro. Almeno fosse un bel posticino in cui mettermi la croce. Ok, stanno pattugliando la zona, stanno pattugliando la cavolo di zona, devo stare più attento. Devo stare tanto, tanto più attento. No, non venire qua a stracciare la minchia alle genti. Ricordi che sono il tuo signore e ti comando di levarti dai coglioni. Ok, ho rifatto il giro perché chiaramente di là non si poteva andare. E al tuo il momento imbarazzante in cui ti accorgi che c'è la scia di sangue che ti indica dove andare. E anche la luce, nel caso non l'hai visto abbastanza. Ma porca di quella porca di me stesso. Ok, vai, vai, veloce. Ok, ok. Ok, speriamo non ci sia nessun sifilitico che mi piglia calci sulle gengive come l'ultima volta. Buono. Oh, siamo sfuggiti dal loro maledettissimo accampamento. Ma porca di quelli per porca. Beh, speriamo che non siano anche qua su, eh. Mi credono loro messie e subito cosa fanno? Ehi, ti inchiodiamo una croce così ci salvi. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo veramente. Oh, oh. Direi che un po' se ne sono accorti. Direi che un po' potrebbero essersene accorti. Qua dovremmo fuggire molto rapidamente. Qua mi sa che dovremmo fuggire molto rapidamente. Ok, piano, piano, ciccio, piano, scendi piano. Veloccio, veloccio, veloccio. Ok, basta che non arrivi la coppietta più bella del mondo. Merda, ho sentito porte aprirsi.
No, no, merda. Merda, mi stanno cercando di brutto. Mi stanno proprio cercando di brutto. Ma potete lasciare stare il messia per una notte? Ci vediamo domani mattina. Ci era sentita la voglia di Oh, lei è messo malissimo, signore. Ma guarda te, non c'hanno un cazzo, però le torce sì. Ok, piano. Stiamo sott'acqua. Stiamo sott'acqua e cerchiamo di arrivare alla casa lassù. Ricorda che puoi fare capolino sott'acqua tenendo premuto QE. Ok, veloce. Merda, il signore lì. Merda, il signore qua sopra. Ok, passami avanti. Passami avanti che devo entrare in quella fottutissima casetta. Veloce. Per toppare il contrattenere un bel po' respiro sott'acqua. Guardalo. Guardalo se non è stronzo. Guardalo se non è stronzo. Buongiorno, scusi, respiro giusto un secondo. Non faccia caso a me. Non faccia caso a me, se buon uomo. Veloce, 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 veloce. Chiudi la fottuta porta. Chiudi la fottuta porta. Ok, chiudila proprio di brutto. Oh, oh. Oh, dimmi che devo venire qua, ti prego. Beh, batterie ci sono almeno. Ah, questa è cacca, vero? Dimmi che è cacca. Oh, budella. Mi sa che è cacca dal colore, che schifo. Ok, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ho paura di immergermi là sotto. Ok, ok, piano. Piano. Merda, il signore è lì. Merda, il signore è proprio lì. Straccia minchia maledetto. Ok, dobbiamo andare in quella direzione. C'è il coso di luce. Seguiamo la luce. Sono... Fanculo la vita! Fanculo la vita! Ci vediamo, ragazzi! È stato un piacere conoscervi! Andate a fanculo! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Dove vado? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Vado di qui! È stato un piacere conoscervi! Andate a fanculo! Porca di quella troia! Cosa deve fare un povero messia per avere 5 minuti di relax e un po' di faiga? Merda! Merda! Che... Merda! Ah, ancora voi due! Vaffanculo! Fanculo la vita! Corri, 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 corri! Vai a fanculo! Dai, bastardo! Ma come? Minchia, mi ha one shottato, proprio cazzoso. No, au, 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 au. Ok, non si va di certo di là. Ok, il gioco mi ha spawnato qua un po' più nascosto adesso. Aborti di prostituta. Oh! Ha ucciso il signore lì! Ah, ah. Merda, si sono un po' incazzati perché gli siamo sfuggiti. Ma dimmi te! E io pensavo che Knot fosse fuori di testa. Questi sono messi pure peggio. E sono anche più cessi. Ok, allora dobbiamo stare bassi, quindi la tattica è stare bassi ed evitare che ci trovino. Stare bassi un cavolo, qua non si vede niente. Merda. Ok, facciamo molta attenzione. Facciamo tanta, tanta attenzione. Ho bisogno della mia fottuta telecamera, scusate signori, me la ridate? Li vedo laggiù, aspetta, è buiissimo, quindi loro non dovrebbero riuscire a vedermi più di tanto. Ok, ok, piano, 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 piano. Merda, merda. Forse ci aprono la via, forse ci aprono la via. Se siamo fortunati potrebbero farci passare. Ok, aspetta, aspetta, possiamo anche salire per di qua. Piano. Non farti beccare, ciccio. Non farti beccare, ciccio. Non mi ero accorto di questo passaggio prima. Occhio alle torce. Occhio alle torce, ci potrebbero individuare. Vai Blake, vai Blake. Piccolo Blake equilibrista. Sei il mio equilibrista preferito, bravo Blake. Ok. Ok. Porca puttana, questa parte mi sta facendo cacare di brutto. Ora dobbiamo stare ancora più attenti. Cos'è? Acqua sotto di noi. Perfetto, l'acqua nelle ferite farà benissimo. Mi sa che la coppia più bella del mondo è qua dietro che ci attende però, eh. E vedo del fuoco là, quindi dobbiamo andare in quella direzione. Vai Blake! Ok. Au. Cosa? Cosa? Non possono avermi visto. Mi sa che mi hanno visto. Vedo una luce del signore. Mi sa che un po' potrebbero avermi visto. No, no, devono fare il bagno. Merda! No, 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 no. Tornate su rapidamente. Sto per morire di... veloce, veloce, veloce. Ah, ah, ok, 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 ok. Dobbiamo stare attenti. Merda, sono lì che pattugliano l'acqua, i bastardi. Sì, ma io non posso tenere qua tantissimo. Ok, 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 veloce. Veloce, Blake. Blakeuccio veloce. Ok, ok, ok. Merda, mi han fatto cacare, credevo mi vedessero. Ok, più veloce però. Il cuccio più veloce. Buono, 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 buono. Ok, ok, ok. Ok, salve. Chiudo la porta un secondo, scusate, eh. Non prendetelo per un gesto di maleducazione. Ho solo bisogno di un attimino di pace. Ok, ok, non è male. Non è male, non so dove sono ma non è male. La mia telecamera. La mia telecamera. Dimmi che funziona perfettamente. Oh. Oh. Oh no. Perché siamo di nuovo qui? Perché siamo di nuovo qui?
Blake, santo cielo, ragazzo mio, prenditi un po' di psicofarmaci la prossima volta. Oh mio Dio, siamo da un'altra parte della scuola. Non siamo mai stati di qui. Ho la vaga impressione che dobbiamo arrivare lì. Ma ormai Jessica è andata. Non so perché Blake si è fissato a tentare di salvarla. Probabilmente nella sua testa sta provando a farlo. Sta cercando di revocare il motivo per cui è morta. Ok, ok, non ci resta che procedere. Le risposte arriveranno col tempo. Il che è strano perché o noi ci teniamo responsabili per la morte di Jessica. Mi sono appena cacato di brutto. Tanto, tanto di brutto. Piglia la batteria. Perché le abbiamo finite, porca puttana. Dicevo, se vi ricordate, il fatto di avere dei sogni era per chi aveva commesso dei peccati. Quindi o noi siamo direttamente responsabili per la morte di Jessica, perché ci sono due le teorie, o non abbiamo fatto nulla, quindi siamo indirettamente responsabili, o abbiamo fatto qualcosa che ha portato alla morte di Jessica, e allora siamo tanto direttamente responsabili. Non mi aggredite male in rapidità. Siamo qua di prima? Aspetta, prima in questa stanza io non potevo entrare, adesso posso entrare e la cosa mi preoccupa un bel po'. Merda, 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 merda. Un contorno di contromerda. No. No, 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 no. Male. Tanto male. Tanto male. Non mi giro. Fotte sega, non mi giro. Cos'è? Cos'è? Ok. Ma te, Blake, Blake, stai peggiorando di brutto, ragazzo mio, eh. Porco cane, l'ultima visione non era neanche così malefica, ma stavolta stiamo letteralmente precipitando in un abisso di follia. Quindi apri sta minchia di porta, Blake, e fuori di qui. Ti prego, gioco, sii magnanimo. Ok, possiamo tornare negli uffici qua di prima. Un telefono che squilla? Dov'è il telefono che squilla? Sembra provenire da qua. Beh, non è la cosa più strana che è accaduta, Ciccio, onestamente, eh. Buongiorno. C'è un telefono che squilla nel mio subconscio, a quanto pare. Oh! Si è chiusa la porta. No, 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 no. Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Non compro niente. Porca puttana. Oh, oh, che cazzo sei? Ok. A quanto pare adesso ci abbiamo il subconscio mortale. Merda, merda, fotte sega. Fotte sega. Corri in direzione opposta. Blake, fuori dai coglioni. Blake, fuori dai coglioni. Nasconditi uno degli mezzi. Ti faccio, faccio. Oh, non possiamo nasconderci. Oh, non possiamo nasconderci. Male, male, ok, 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 ci possiamo nascondere. Ti prego, no, dimmi che non mi trova qui. Che cazzo era quello? Che cazzo era quello? E di nuovo quella creatura con la lingua lunghissima che ci perseguita da un bel po'. L'abbiamo trovato già un paio di volte, quella nel pozzo e nel condotto di aerazione. Oh, merda. Adesso non so se uscire, me lo trovo qua in parte. Ok, arrischiamoci. Non so se ci sta ancora cercando. Ma non abbiamo posti per nasconderci qua, a parte gli armadietti. Ok, forse stavolta va bene. No, 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 stai buono gioco. Ok, ok, ce l'ho fatta fuggire. Ok, ce l'avevo fatta fuggire. Avevo il dubbio che dovesse ancora spunare, mi stavo già cacando. Pronto? Salve? Hello? Salve. Hello? Oh, thank God you're alive. Ah, chi parla? Stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. Oh, ok, grazie. Find a place to hide. Some place safe. Eh? Cosa? Cosa c'entro io? Ah, 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 no, 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 no. Che schifo, che schifo. Che cazzo. Ah, Peppe, non c'entro io, eravamo ragazzini. Eravamo ragazzini, non, Blake, non hai fatto stronzate tu, ti prego. Dimmi che non hai fatto stronzate tu. Oh mio Dio. E se il responsabile non fossi stato il prete, ma siamo stati noi? Ok, eravamo ragazzini, ma si sa come funzionano ste robe. Ok, ok, stai buono, Blake. Porco cane della telecamera mi sminchiata. Ok, dove... Cosa? Cosa? Cos'era? Cos'era? Oh cazzo, io corro, fotte sega, io corro. Non mi giro neanche, non mi giro neanche. Ok, mi sta seguendo, decisamente mi sta seguendo. Dove vado? Dove vado? Fatemi entrare in uno dei maledetti. Ok, 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 ok. Oh merda. Oh merda, oh merda, dove sono? Non sono nel mio armadietto. Dove? Dove? Oh merda, siamo di nuovo alla realtà. Siamo di nuovo alla realtà, porca di quelli per porca. Dimmi che non c'è nessuno che mi aspetta qua fuori, ti prego. Piano. Dove? Dove sono? Dove sono finito? Ma porco cane, dove minchia mi trovo stavolta? Ok, usciamo. Usciamo, usciamo, Blake. Non facciamo i bambini codardi. Oh mio Dio. Blake, ma te sei completamente fuori di testa.
Laird, non c'è atteggiamento più miserabile tra gli afflitti della loro autocommiserazione, e sono certo che tu non ti concederai il lusso di un peccato tanto poco virile. Se i discepoli che ti ho affidato hanno fame, soffrono o sono spaventati, sappi che ciò è una conseguenza del loro peccato fisico e rispecchia la volontà di Dio. Vi mando tutto il cibo e il vino che Dio vuole donarvi e non di più. Stando alle mie visioni, questa piaga è destinata a diffondersi e tutte le nostre sofferenze raggiungeranno un livello che nessuno di noi sarà più in grado di sopportare. Rallegrati quindi, consolati sapendo che presto raggiungeremo l'apice di questa sofferenza per poi riemergere nel paradiso eterno. Se non puoi controllare la tua gente con la lingua, affidati ai pugni della tua monta. Benissimo, Papa vi ama, Dio vi salverà. Knot. PS, allego un sacchetto di grilli salati che piacciono tanto a Nick. Fagli pervenire e digli che sono un mio regalo. Oh, grilli saltati, grilli salati, le buone specialità di tempi andati. Ma possibile che questi imbecilli non si rendevano conto che Notte li stava usando di brutto? Chiudi la fottuta porta, chiudi la porta, chiudi la porta, yeah yeah. Merda, merda, merda. Facciamo che ci leviamo di qua molto in fretta. Facciamo che ci leviamo dai coglioni molto ma molto in fretta. Non so nemmeno io dove fuggire. Porca di quella puttana. Porca di quella puttana. Aiuto, aiuto, aiuto. Dove andiamo? Ok, dentro qui, dentro qui, dentro qui, dentro qui, veloce. Merda, è chiuso. Non so se sono già qua dietro nei boschi. Nick è anche bello grosso. Non so se passa per le finestre. Sicuro le sfonda lui. Ok. Vediamo se dobbiamo andare di qua. Merda, è tutto chiuso. Da dove cazzo si entra in sto buco del culo dell'universo? Ok, dobbiamo cercare quindi una strada alternativa. Merda, la musica è tanto inquietante. Oh, buongiorno! Non la vedo molto bene, lei. Mi sa che qua Nick e il suo piccolo amico si divertono a fare i Robin Hood. Ho trovato una finestra. Ho trovato una finestra e mi ci ficco molto volentieri. Ok. Chiudi, 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 ok. Sono in casa di qualcuno, ma non so in casa di chi. Chiudi anche questa, chiudi anche questa. E chiudi anche questa. Ah, sono qui. Ah, sono qui. Merda, sono qui. Non so da dove uscire. Mi sono andato a bloccare da solo. Oh! Ah! Ok, come non detto, come non detto. Mi siete tanto dietro, vero? Porca di quella puttana. Merda, 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 qua è una trappola. Ok, 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 dove andiamo? Dove cazzo andiamo? Beh, mi rifugio qua, mi rifugio qua. Riposiamoci qui un attimo. Ok, qua un attimo di tregua. Ok, ok, vediamo dove sono loro. Ok, forse non mi stanno seguendo proprio di qua. Oh, eccoli lì! Li ho visti per un secondo! Li ho visti per un secondo! Merda, erano sopra la collinetta! Potrebbero avermi visto, avevo una posizione di vantaggio. Ok, 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 ok. Trovato la zona, trovato il passaggio, veloce. Veloce, veloce. Veloce, cazzo, Blake. Buono, 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 buono. Porco cane, era un'ora che giravo come un povero imbecille per quel cavolo di boschetto. Dimmi che loro non possono arrivare di qua. Oh, cazzo che voi mi arrivate di qua. Blake, più veloce, cazzo. Oh, non dimmi che dobbiamo passare per quel maledettissimo tronco. Te sei scemo nel cervello. Te sei scemo nel cervello. Ok, si passa per il maledettissimo tronco. Blake, non fare cazzate. Blake, non fare cazzate. Se vogliamo di sotto ci moriamo male. Oh, cosa? Oh, merda. No, no, non fare lo stronzo. Non fare lo stronzo. Veloce, Blake, veloce. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Fuori di qui, fuori di qui, fuori di qui, fuori di qui, fuori di qui. Wow, 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 ci sto ancora tirando frecce. Merda, ma quante frecce avete? Oh, oh, oh. Ok, ok. Stiamo a riparo perché se ci piglia. Au! Va fatto malissimo. Merda, merda, curati, Blake. Curati, veloce, 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 veloce. Problema che c'è tanta gente fuori di testa qui. No, grazie, non compro niente. No, grazie, signora, stia giù. Signore, stia giù. Non abbi- ah! Ah! Fanculo la vita! Fanculo la vita! Bastardo! Ok, fuori di qui. Fuori di qui, Blake. Porco cazzo. Porco cazzo. Ah! Ok. No, non dobbiamo andare in quella direzione? Merda. Merda, non vedo nemmeno io. Ok, cerchiamo di stare riparati dietro le rocce. Questi sparavano a cazzo i sifilitici. Ok, è tipo una coda di cecchini. Dobbiamo passare da una roccia a quell'altra. E via, veloce, 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 veloce. Perfetto. Ok. Wow, ahau, merda. Ok, ok, corri di sotto. Corri, Blake, corri, veloce, corri, veloce, 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 veloce. Perfetto, perfetto, perfetto. Oh merda, anche qua sono arrivati. Ok, una benda, abbiamo tratto una benda. Curiamoci velocemente. Bravo, Blakeuccio, prima che ci moriamo malo malo. Ok, allora, ricarica la pila veloce. Veloce, aspetta che la telecamera neanche ci serve in effetti. Stavo sprecando batterie per niente. Blakeuccio, piano. Piano che ti fai male. Ah, 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 ah. Cosa? Perché? No, 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 col cavolo. Col cavolo, bastardo.
figlio di puttana, mi ero appena curato. Aiuto, ce l'ho dietro. Merda, corri Blake. Corri Blake. Corri Blake. Corri Blake. Che cazzo era quello? Oh, au. Mi sono fatto malissimo. Oh Cristo. Oh mio Dio. Oh merda. No, 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 no. Ah, ok, grazie, che gentili. Che gentili. Wow, per un secondo credevo fosse nemici. Ok. Oh, ma porca puttana, adesso mi seppelliscono. Guardate che voi due siete un po' stronzetti, però. Ok, dobbiamo dire che il sadismo di Outlast 2 non ha confini. Come Blake sia ancora vivo e soprattutto senza il tetano è veramente un mistero. E ora pare che ci vogliano addirittura seppellire, ma mi sa che non gli stiamo tanto simpatici, E purtroppo anche per questo episodio è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!